Oggi sono qui per presentarvi un'iniziativa senza precedenti. Un Nino Frassica cinico, etichettato senza termini come un pezzo di M, insensibile davanti alle difficoltà di coloro che lo circondano. Avanza sul set come un caterpillar, calpestando tutto e tutti, determinato a portare avanti il suo lavoro. È il protagonista di Neanche i cani, il nuovo soggetto cinematografico scritto da Giuseppe Cottone e interpretato nell'omonimo cortometraggio dal popolare attore siciliano. Il film, per la regia di Alfio D'Acata, affronta il tema del precariato e della disoccupazione giovanile. Traduzione italianizzata di Manculicani. Sì, è un tema, il tema trattato è quello del precariato, precariato e disoccupazione. Abbiamo chiamato Nino Frassica, abbiamo mandato la sceneggiatura, ci siamo incontrati più volte, fino a quando Nino si è innamorato della sceneggiatura e quindi ha deciso di scendere in Sicilia e di girare il cortometraggio che appunto si occupa di questo tema scottante e d'attualità. Girato interamente a Priolo, che ci ha dato un supporto logistico e supporto economico importante, ci ha dato anche la possibilità di portarlo a termine con mezzi assolutamente professionali. 1-4 prima! Modi di fare arroganti, da prescelto dal destino, che non prova emozioni neppure dinanzi alla morte. Un corto caratterizzato da tanto umorismo, contrapposto aspramente alla drammaticità del tema trattato. Così Cottone ha descritto la condizione di tanti precari o di gente in cerca di lavoro che spesso si trovano ad affrontare personaggi senza cuore che sembrano proprio non comprendere il dramma della disoccupazione. Le scene sono state girate interamente a Priolo, volendo così ancorare il tema trattato alla realtà siciliana e alla vita difficile di tanti giovani siracusani in cerca di un'occupazione per il loro futuro. Allora, innanzitutto diciamo che il motto, cioè non siamo cani ma precari, l'ho inventato io, questo Dagat me lo deve concedere, è vero Dagat no, che me l'hai concesso? Il motto l'ho stabilito io, quello delle maglie, come sempre Dagat mi dà dei ruoli ottimi, cioè faccio la prostituta o faccio la truccatrice però molto esuberante, quindi ce ne sarà tanto, esatto, tanto da ridere, ma soprattutto un messaggio importante, la precarietà, purtroppo un tema attuale. Stato italiano, che state a fare? Invece di leggervi i giornali, cominciate a cambiarla l'Italia, perché sennò mannaggia! Poi faccio pure la truccatrice, non mi so truccare, non dite a nessuno. I contributi sono stati da parte del Comune di Priolo. Naturalmente anche l'associazione ha contribuito notevolmente per la realizzazione, perché un prodotto del genere con protagonista Nino Frassica ha dei costi abbastanza elevati. Comunque con grande sacrificio da parte di tutti, sia mio, del regista, del cast, della troupe, siamo riusciti a portarlo a termine e da poco ha vinto anche un premio come miglior attore il nostro grande e amato Nino Frassica. Per Cottone si tratta della seconda esperienza dopo il successo del pluripremiato Rosa, il corto girato a Siracusa e interpretato da Silvana Fallisi, nell'inedito ruolo di attrice drammatica che ha vestito i panni di una donna divenuta madre, ma che da bambina era stata violentata da chi invece avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Rosa è tratta il tema della violenza sulle donne e della pedofilia, quindi un tema importante che ha visto la partecipazione di Silvana Fallisi, che ho portato da un ruolo comico a un ruolo drammatico e si è comportata egregiamente, ha riuscito a dare spessore, personalità e carisma a questo personaggio che sensibilizza ulteriormente questo problema che purtroppo è di continua attualità. Con Neanche i cani il siracusano Giuseppe Cottone inizia a farsi largo prepotentemente nel mondo dei corti, film che a dispetto della breve durata raggiungono lo spettatore con un messaggio completo e incisivo e come in questo caso di qualità. Per questo motivo truppe e attrezzature devono essere di prim'ordine e la durata delle registrazioni può impegnare la produzione anche per tempi lunghi. Ho già scritto la sceneggiatura per il sequel di Neanche cani e mi piacerebbe che a interpretarlo fossero sia Nino che Silvana. Dato che Neanche cani è un prodotto poi sostanzialmente ironico e comico, porterei Silvana nel suo ruolo naturale e gli affiancherei Nino insieme a lei, li farei duettare, quindi tirare fuori un altro cortometraggio che è sociale, però naturalmente cerchiamo sempre di nasconderlo sotto il genere cinematografico. Mentre Rosa è il genere thriller drammatico con qualche sfumatura d'horror, Neanche i cani è più ironico, più commedia all'italiana, quindi si ride e si soffre
nello stesso tempo. Se volevo dire un'ultima cosa, sì, mi auguro anche che si possa girare qui a Palazzolo, che è una splendida località, quindi se Neanche i cani dovesse prendere vita a breve, speriamo che sia Priolo che Palazzolo possano aiutarci nella realizzazione.